tenevo solo a dire che io sono particolarmente onorato di questa occasione che il Consiglio Superiore mi ha dato, ci metterò tutto l'impegno e tutte le mie energie nei prossimi 4 anni saranno dedicate a questo ufficio. E a questa inchiesta delicata che ha scosso la magistratura? Certamente, ma a tutte le inchieste. Io credo che sia riduttivo pensare che una Procura della Repubblica si debba occupare solo di un'unica inchiesta. Una Procura della Repubblica che ha competenza distrettuale su tante materie ed è una Procura che ha grandi potenzialità e quindi è giusto che sia occupato. Quindi è venuto per restare. Lucio, come città la conosceva? Sì, un po', la conoscevo da turista. Ha già incontrato gli altri magistrati? Non ancora, nel pomeriggio. Arrivederci. Credo che come tutti gli incarichi direttivi sia oggettivamente un incarico particolarmente delicato, il testo lo conoscete tutti, io prometto semplicemente l'impegno. Ecco, la sua elezione non è stata facile, ci sono state un po' di polemiche in sede di elezione, come... Ma le polemiche stanno ormai alle spalle, io farò il Procuratore della Repubblica nell'interesse pubblico e quello che mi interessa è la giustizia. Caso Palamara, come... Non saprei cosa dire, conosco le vicende, le conosce probabilmente meglio lei che io. Procuratore, le posso chiedere una riflessione sullo scontro tormentato all'interno della magistratura e anche all'interno del CSM e l'immagine che ne viene fuori davanti all'opinione pubblica della magistratura? Guardi, io credo che sia un'immagine in qualche modo anche falsata, perché la parte migliore della magistratura deve avere la possibilità di dimostrare che c'è una magistratura che lavora, una magistratura che opera nel quotidiano. Che ovviamente queste sono vicende patologiche che tali devono essere considerate.